Giorgio, in partenza per le Olimpiadi, grandi emozioni, qual è lo spirito che ti porterà a Rio? Guarda, uno spirito positivo, e carico e con tanta voglia di fare bene e di tornare a casa. Soprattutto posso dire ho dato il massimo, ho dato il 100%. C'è qualche passaggio che ti preoccupa un po' di più del resto? Guarda, sinceramente no. Sono stato già giù un mese a fare allenamento e dico, è andato tutto bene. La barca andava bene, le condizioni anche mi piacevano abbastanza, quindi sono contento. Qual è la preparazione che c'è alla base di un atleta come te? Questa è una domanda da $1 milione. Qual è? Ma è tutto un mix di tante cose che quando uno riesce ad arrivare a questi livelli è proprio ogni cosa è pari, cioè alla base di ciò, non ci può essere una cosa meglio, una cosa peggio, sennò alla fine avresti delle mancanze poi nella performance. Il ricordo più bello che ti lega ad Albenga anche dal punto di vista del tuo esordi nel mondo della vela? Guarda, il ricordo più bello è appunto aver iniziato qua a navigare e visto che adesso ci navigo veramente poco ad Albenga, perché sono sempre all'estero a fare regate così, la cosa più bella è quando torno qua a vedere i ragazzini che escono e come mi hanno organizzato al circolo 3-4 giorni fa, mi hanno armato un laser, mi hanno fatto uscire con loro, è stato, guarda, mi sono divertito di nuovo come un bambino come loro. L'ultima domanda, c'è un aspetto particolare anche magari legato sempre alla preparazione, all'alimentazione? Sì, ci sono anche lì un programma di alimentazione che tra l'altro le Olimpiadi sarà facile da seguire perché ci sono nel villaggio olimpico, sono tutti i ristoranti con i vari tipi di cucina, le varie diete, quindi è semplice. Quindi ci risentiamo, sappiamo che tu inizierai a gareggiare il 9, vogliamo ricordare brevemente i tuoi appuntamenti e diciamo la speranza della finale. Allora, il primo giorno di gara è il 9, quindi faccio 9, 10, 11, il 12 di riposo, poi di nuovo regatto il 13, il 14, il 15 di riposo e il 16 sarà la finale, che saranno i primi 10 dove ci andremo a giocare una medaglia. Speriamo di essere lì. Sicuramente sarà così, in bocca al lupo. Grazie, Grippo il lupo.